parlare di un argomento che sento citare molto molto spesso e volevo parlarne un pochino con voi. Molto spesso quando si parla di un film, lo si analizza, si applicano delle teorie a questo film, c'è molto spesso qualcuno che dice no, questa cosa è sbagliata, non è assolutamente così, perché il regista ha detto che il suo film è cosa? Se uno dovesse dire, secondo me questo film è un po' discriminatorio verso questa categoria, per questo, questo, quest'altro, c'è spesso qualcuno che dice no, il regista ha detto di non essere razzista, anche se sono due cose totalmente diverse, però è giusto un esempio all'estremo. Oppure il regista ha detto che mette quella cosa, ha messo quella scena per un determinato motivo, quindi non è come hanno detto i teorici e i critici. Iniziamo a parlare di questo argomento perché secondo me è molto importante. Il regista che parla della sua opera ha un valore? Assolutamente sì. È l'ultima parola dominante? Assolutamente no. Perché per assurdo la parola del regista sul suo lavoro non è così fondamentale, non è così determinante? E riguarda un discorso sull'arte, ovvero il cinema, come vi ho detto sempre, è arte e industria, e l'arte, il modo di analizzarla man mano con il tempo è cambiato molto. Fino a qualche decennio fa si era convinti che l'opera del regista era un'opera sua e basta. Se lui avesse mostrato un'immagine totalmente bianca e avesse detto io volevo parlare della nascita, della morte, eccetera eccetera, in questa immagine bianca, quello molto probabilmente per molte persone poteva risultare l'unica vera spiegazione a quel film. Chiunque si azzardasse a dare altre letture non valevano quasi niente. Però con il tempo l'arte, la maniera di analizzare le opere d'arte si sono molto evoluti, e perché purtroppo per lui il regista ha un voce in capitolo, ma fino a un certo momento, si è iniziato a pensare che l'opera d'arte, quindi il film, una scultura, un quadro, potesse avere un valore a prescindere, potesse dare un messaggio a prescindere, magari un messaggio che il regista non è troppo cosciente di dare, oppure un messaggio che non voleva neppure dare forse. Però capita, un po' come voi quando vi esprimete, a volte dite una frase però qualcuno o molte persone la interpretano in maniera totalmente diversa. Magari non volevate essere offensivo, però se 10 persone l'hanno letta così, forse nonostante la vostra intenzione quella frase ha avuto un altro significato. E il film è un po' una cosa così: il regista può avere degli intenti ma possono non vedersi all'interno del film, o addirittura si possono vedere gli intenti all'interno del film che il regista non è propriamente conscio di mettere. Intenti positivi, intenti negativi o semplicemente spunti di riflessione. Tutto ciò accade perché c'è l'idea che questo prodotto poi sia qualcosa di autonomo, che parli da solo, e non sia un prodotto che abbia un valore, un significato semplicemente perché legato a quel regista e basta. Perché si ha la convinzione che quel prodotto possa parlare da solo e che sia, volendo o meno, imbevuto di alcune cose, di alcuni pensieri assorbiti dalla nostra società, dalla società che l'ha creato. Molto spesso i registi non sono sempre obiettivi, diciamo, con le loro opere. A volte danno anche delle letture un po' furbette di alcune cose. Non so se conoscete Lars von Trier, è un regista molto noto, molto controverso. Ci sono delle sue opere che mi piacciono tantissimo, come Dogville o Il Grande Capo. Ci sono altre opere che mi hanno convinto molto molto meno. Lui è un regista un po' controverso e per esempio ha detto che i suoi film seguono determinati dogmi o determinate regole. Per esempio lui ha detto che il film Il Grande Capo ha tutte delle riprese non scelte da lui, ma scelte automaticamente da un computer. Molti della critica non credono assolutamente a tutto ciò perché sembrano un pochino strane queste riprese. Quindi per quanto il regista possa dire una cosa, diciamo che l'analisi di un prodotto può essere anche discordante con tutto ciò. E questo non semplicemente per credere o meno al regista, ma anche per dare delle letture. Molto spesso i registi non danno effettivamente le stesse letture profonde della propria opera come l'hanno data dei teorici. È molto difficile analizzare obiettivamente la propria opera. Magari tu vuoi effettivamente metterci un messaggio, però quel messaggio al suo interno non c'è, oppure il messaggio al suo interno è cambiato, dice qualche altra cosa, viene percepito in una maniera differente proprio per tutte le persone che hanno lavorato all'interno. Perché il cinema è un lavoro di gruppo, nonostante si pensi che semplicemente il regista decida tutto, non è propriamente così. Soprattutto per mercati come quello americano, il cinema è effettivamente un lavoro di gruppo. C'è il regista, c'è lo sceneggiatore, c'è il montatore, c'è il direttore della fotografia, lo scenografo, c'è lo sceneggiatore, c'è il produttore, tutti dei soggetti che hanno voce in capitolo, quasi quanto il regista, molto spesso in alcune volte più del regista. Soprattutto se parliamo del produttore, che decide vita, morte e miracoli quasi. Questo non vuol dire che le parole del regista non contano mai niente, è ovvio che contano. Lui fa un lavoro differente, il suo lavoro è creare quella storia, dargli corpo, non è analizzarla. Sinceramente diffido sempre un po' dai registi che danno delle analisi ai propri film, perché sarebbe un po' come se io mi facessi complimenti da sola per questi video. Certo, posso dirlo, però insomma
mi dovrei dare una regolata. Ma voi che cosa ne pensate? Vi fidate molto di più dei registi oppure no? Scrivetemelo pure qui sotto e ditemi se siete mai stati d'accordo con un regista oppure no. Grazie mille ancora per aver visto questo video, fatemi sapere qui sotto, sono curiosa di sapere le vostre opinioni. Se vi piace quello che faccio su YouTube e secondo voi è interessante, potete sostenermi iscrivendovi al mio canale, mettendo un like al mio video e consigliandomi in giro. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video.